Ciao ragazze, salve a tutti, benvenuti, buongiornissimo, eccoci qua. Siamo nel mio consueto appuntamento del messaggio del giorno. Ho preparato le carte, vediamo oggi cosa ci vuole dire l'universo, fiduciose come sempre, che qualcosa ci deve arrivare, fosse pure una parola, un consiglio, un suggerimento, un qualcosa, un numero, non lo so, vediamo quello che esce. Vi faccio l'elenco delle carte. Abbiamo gli oracoli di Helen, gli oracoli della divinazione, l'oracolo risponde, le sibille italiane, quelle francese, quelle di Nostradamus, i tarocchi dell'indovino, i tarocchi napoletani, le carte magiche delle fate e gli angeli, le risposte degli angeli. Ragazze, vado subito di corsa nel senso che voglio fare un messaggio smart, come nasce, perché questo nasce come un messaggio short, anzi anche se ultimamente per come vengono le carte quasi diventa un interattivo e io voglio renderlo diciamo breve, conciso, chiaro. Allora, quindi andiamo a scegliere le carte. Sapete, insomma, per chi mi segue tutte le mattine che c'è questo rito della scelta delle carte. Ovviamente dico per tutte coloro che non hanno voglia, tempo di aspettare questa cosa, può tranquillamente andare avanti e vedere direttamente cosa ci dicono il responso di queste carte assemblate. Ok, ragazze, non è per forza dovete aspettare tutta la tiritera, se voi siete magari di fretta, che ne so, oppure non vi va. Fate pure la scelta che vi sentite di fare. Ovviamente io dico sempre che la vostra energia presente è sempre molto più, diciamo, indicativa, però se vi deve arrivare qualcosa, vi arriva comunque, non c'è nessun impedimento dovuto dal fatto che voi magari andate a vedere direttamente il responso. Allora, ragazzole mie, che dirvi? Lo so, ultimamente qua abbiamo, diciamo, la nostra telenovela. Io non so se essere contenta o sentirmi in colpa, ma io non mi sento in colpa perché non è colpa mia se escono queste carte. Insomma, voi vedete, no, per trasparenza quello che succede. Cerco anche di cambiare. Adesso, per esempio, ho messo la maggior parte tutti oracoli, sibille. Insomma, cerco di cambiare, variare le carte. Le mischio davanti a voi. È tutto nella proprio pienezza, chiarezza della casualità. Ragazze, ma io che ci devo fare se esce sempre la stessa storia? Cioè, vuol dire che questa storia uscirà finché quando qualcuna o tutte voi cambiate direzione, capite qualcosa, prendete le decisioni giuste. Insomma, tutto questo succede per aiutare coloro a cui questa situazione è diretta. Se si ha la precedenza e viene sempre la stessa storia, un motivo ci sarà. Cioè, fatevi due domande e datevi due risposte. Ok? Quindi questa è la situazione. In ogni caso, sapete che comunque poi ogni tanto qualcosa di diverso viene, poi dipende anche dalle energie che si accostano a questo interattivo ogni mattina. Dunque, poi vi volevo anche dire, ovviamente per tutte voi che mi seguite, mi raccomando, mettete un like anche per le persone che non sono iscritte, se vi volete iscrivere, insomma, datemi questo contributo al canale. Sapete che le iscrizioni per voi è un semplice click, per noi è il sostentamento del canale, perché il gradimento e le iscrizioni sono, diciamo, sono il pane e l'acqua di sopravvivenza per questi canali YouTube. Quindi, se presumibilmente qua guardate che è successo. Ragazze, ma io questa carta, insomma, queste stavano vicino, boh, non lo so, la prendo, è un segnale, la prendo, la prendiamo. Allora, vi dicevo, quindi, insomma, mettetemi un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, faccio tante cose nel canale, quindi così sarete sempre aggiornate su tutte le mie attività, che non sono poche, eh? Gli oroscopi, quello, l'energia settimanale, quella mensile, gli shorts, insomma, sono. Questa vuole uscire e facciamolo uscire. Allora, eccoci qua, ragazze. Andiamo al dunque. No, vabbè, ragazze, non ce la posso fare. È uscita la stessa carta di qualche giorno fa. Ok? Identica, la stessa posizione. Io non ho parole, sono basita. Oh, Signore Dio.
E qua viene fuori con creare. Questa è una bellissima carta, ragazze, però vi posso dire, questo, tra virgolette, individuo sta migliorando. Sta migliorando, perché qua ovviamente la stessa carta, ve la ricordo, io do per scontato, è la nostra storia è tutta da scrivere. Quindi questa persona sta messa così nei vostri riguardi. Ok? Ti penso, ti sogno, ti desidero, ti sento dentro, ti aspetto. Oddio, potreste essere anche voi, per carità, però siete entrambi, perché insomma, qui qualcosa vi deve arrivare a voi, quindi potreste essere anche voi in questa energia, ma se vi arriva sta carta, l'energia è di una persona che a cui voi pensate, perché insomma, voi lo sapete, no? Quello che provate, non è che avete bisogno dell'interattivo che ve lo dice. Con creare è buona riuscita, amore straordinario, sarete felici e tenete il cuore aperto. Quindi con creare, proprio la parola dice, è insieme a qualcuno creare qualcosa. Però qua c'è una nemica, vedete? Ora non so se questa nemica è una nemica reale o siete voi nemica di voi stessa perché agite in un certo modo. Qua ci sono dei problemi in famiglia, ok? Perché la carta della casa viene capovolta. Abbiamo la carta del libro. Quindi qua voi dovete conferire con una persona di, come dire, di un intelletto superiore, cioè una persona che vi può aiutare a livello mentale, che vi illuminerà e vi darà buoni consigli. Può anche significare che ci sarà un consiglio, una riunione di famiglia, insomma, vi riunirete per poter chiarire delle situazioni. Qua ci sono state delle discussioni, ecco qua, è molto chiara. Discussioni a causa di gelosia, di rimorsi, di rancore. Qua abbiamo un 8 di spade capovolto. Fatemi vedere se è spade, no, è di bastoni. Abbiamo un 8 di bastoni, però capovolto. Ok? Quindi qua questa persona, con questa persona avete avuto una discussione, c'è una discordia, un qualcosa che non va, e poi ci sono dei rimorsi, dei rancori, insomma, state un po' in tribolazione. Qua esce la carta dei tarocchi napoletani, ci parlano i fratelli, vedete? Cioè comunque due persone che per quanto yammakà, yammallà, no? Due fratelli che possono essere, ognuno può avere il suo pensiero, no? Perché vedete, guardate com'è simbolica questa carta. Allora, si è fratelli, quindi c'è un legame profondo, però vedete, uno sta a destra, un altro sta a sinistra, si danno le spalle e dice yammakà, yammallà, cioè uno va da una parte e uno va dall'altra. Quindi qua significa sì, affetto, unione, famiglia unita, nonostante le diversità. Quindi noi non è che per forza dobbiamo amare chi ci è simili, come posso dire. Il terno è 2, 22, 60. Molto bella questa carta, mi piace. Allora, qua dice va tutto bene, non ti preoccupare, sta andando tutto per il meglio, ok? Quindi quando io vi accennavo che questa situazione, per quanto è la stessa, sta avendo dei miglioramenti, infatti qua mi vengono due carte molto belle degli angeli che ci dicono tempismo perfetto, ce l'hai fatta. Quindi qua ragazze si sta aprendo, no? Stiamo andando mano a mano, diciamo, questo percorso che stiamo facendo sta avendo un suo miglioramento. Ci dice che ci sono delle discussioni, c'è qua, forse la nemica siete voi, perché qua ci sono dei problemi in famiglia, quindi probabilmente voi siete adesso nemica di questa persona, no? Perché vi ha dato, comunque qua ci sono stati problemi di gelosia, di rancore, di rimorsi, insomma, discussioni, disaccordi familiari, quindi avrete avuto delle problematiche, è come se adesso voi agite nell'ombra. Con questa persona probabilmente forse non gli dite ciò che provate, non gli dite magari che volete comunque l'unione della famiglia, volete comunque ritornare insieme a lui. Io adesso dico delle situazioni che possono essere, diciamo, come dire, attinenti a quello che mi dicono le carte. Però qui la cosa molto 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 positiva è che abbiamo tutte carte, diciamo, positive, di buona riuscita. Quindi abbiamo questa che ci dice sarete felici se tenete il cuore aperto perché qua c'è un amore straordinario e tant'è che qua questa persona vi pensa, vi sogna, vi fa, vedete, c'è tutto l'elenco, ti penso, ti sogno, ti desidero, ti sento dentro, ti aspetto.
ripeto, potete essere voi, lui o insieme, uguale. E qua abbiamo la carta dei frati che ci parlano di comunque di affetto. Sì, voi dovete qua chiedere consiglio a qualcuno, questo poco ma è sicuro, però qua dopo tutte le carte sono tutte positive, perché vedete, va tutto bene, non ti preoccupare, tutto sta andando per il meglio, ce l'hai fatto, il tempismo perfetto. Sta arrivando il momento in cui voi avrete proprio la risoluzione di questa situazione. Quindi io qua è una stesa così precisa, perfetta, breve, concisa, che non ho altro da chiedere alle carte. Io, come sempre, vi ripeto, vi aspetto tutti nei commenti, fatemi sapere, confrontiamoci, ditemi, raccontatemi e soprattutto, ragazze, insomma, tenete sempre conto che gli interattivi, anche se vi calzano a pennello, per avere una reale conferma, cioè non prendete decisioni con un interattivo, insomma, se poi vedete che vi riscontra, allora chiedete un consulto privato per vedere se il consulto privato che riguarda voi, il vostro nome, la vostra data di nascita e quella della persona che vi interessa, poi corrisponde a quello che ci dicono gli interattivi, perché a volte possono essere identici, per carità, ma voi dovete sempre avere il confronto, la conferma, quando lo fate solo per voi, mai prendere decisioni importanti con un interattivo collettivo generale. Detto questo, vi mando un bacione enorme. Vi do appuntamento domani mattina, non mancate per il nostro vostro interattivo, scusate, messaggio del giorno. Ciao a tutti dalla vostra Zaira.